carcere libertà o arresti domiciliari per padre Graziano. È questo il ventaglio di ipotesi su cui dovrà esprimersi il Tribunale del Riesame il 13 giugno, giorno in cui saranno discusse in un'unica udienza le due opposte istanze avanzate dalla difesa e dall'accusa. Da un lato gli avvocati del religioso che chiedono la libertà e dall'altro il PM Marco Dioni che invece chiede l'annullamento dei domiciliari e quindi il ritorno in carcere. Il Tribunale del Riesame si sarebbe dovuto pronunciare lunedì sugli arresti domiciliari di padre Graziano dopo che la Cassazione aveva accolto il ricorso del PM contro la custodia cautelare nel convento dei premostratensi, rimandando così la decisione ai giudici fiorentini e chiedendo la motivazione della disposizione dei domiciliari. Ma il Tribunale del Riesame di Firenze ha accolto la richiesta avanzata dai legali Rizzero Angeletti e Francesco Zacheo, cioè quella di unire il giudizio insieme all'appello che era stato fatto alla Corte d'Assise con il quale veniva chiesta la remissione in libertà per il frate congolese. Beh, il fatto stesso che lui abbia trascorso 5 mesi agli arresti domiciliari senza mai essere richiamato, rimproverato, avendo sempre rispettato le prescrizioni che gli sono state imposte in una comunità che gli ha consentito addirittura di celebrare messa, non è mai stato sospeso dall'ordine di appartenenza come invece consuetamente accade in queste vicende. Il fatto che lui abbia potuto raggiungere il tribunale della Corte d'Assise di Arezzo liberamente senza scorta e il fatto che ormai siamo agli sgoccioli della fine dell'istruttoria, perché venerdì prossimo celebreremo l'udienza in cui si concluderà tutta l'attività istruttoria d'accusa del pubblico ministero, questi sono elementi tali che certamente lasciano presumere che non c'è nessun rischio di recidivanza. Intanto venerdì 27 maggio tornerà a riunirsi la Corte d'Assise e sarà il turno del controesame del marito di Guerrina, Mirko Alessandrini, da parte della difesa del frate congolese. Conclusa la sua audizione sarà la volta del vicario generale della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, Monsignor Gioacchino Dallara.